Siamo in compagnia di Francesco D'Amelio, allenatore della panchina, sconfitta nonostante il fatto che, appunto, che avevate un uomo in meno, anzi due, perché poi Bogdan è rimasto storicamente in campo nonostante l'infortunio. Ci avete provato, ma non siete riusciti a raddrizzare questo match. Ma no, sono contento per la reazione che hanno avuto i ragazzi, perché sinceramente io ho cercato di farglielo capire con i cambi, che comunque ho provato a vincere la partita. Non ho tolto la seconda punta, anzi ne ho messo una fresca, mi sono messo tra centrocampo e da lì in poi abbiamo anche cominciato a giocare a calcio. Io quello che gli avevo chiesto a fine primo tempo, gli ho detto ragazzi se giochiamo a calcio perché il primo tempo l'abbiamo regalato, noi non siamo stati in campo, non eravamo la panchina che conosco io. Ho rivisto la panchina quando siamo rimasti in 10, spirito di squadra, collaborazione, palla a terra e da lì in poi abbiamo avuto le occasioni. Tre volte soli davanti al portiere bravo, ci ha messo due pezze importanti, noi non abbiamo fatto gol, loro l'unica azione che l'hanno fatto, bravi loro, loro l'hanno messa dentro, la differenza è stata questa. Eh sì, è stato un brutto primo tempo, complessivo, poi nel secondo tempo meglio. Voi avete cercato fino all'ultimo appunto di trovare il pareggio, però oggi proprio non siete stati, non dico fortunati, però le occasioni le avete avute, ma non siete riusciti a raddrizzare questa partita. Insomma, gli altri sono stati molto cinici, c'è da dire. No, no, sicuramente, gli altri cinici. Quello che mi fa specie è che in una partita così combattuta ci stanno le ammunizioni, ci sta l'espulsione, perché l'espulsione è sacrosanta, perché mi ha sbagliato, ma 9 ammunizioni a una in una partita del genere mi sembra un po' strano. Quello, io no, sono uno che gli arbitri non li cercano perché non voglio le scuse ai ragazzi. Io so che la panchina si gioca come secondo tempo. Ce la giochiamo con tutte, se gioco come il primo rischiamo di rimanere invischiati, è quello che interessa a me. Però sinceramente tante volte un po' di arroganza a meno da parte degli arbitri e un po' più di collaborazione, perché loro vogliono collaborazione da noi, ma anche noi un po' di collaborazione da loro la pretendiamo, perlomeno che ci spieghino le decisioni che prendono. Una volta il mio guardalinea ti va bene perché dà il fallo laterale agli altri, la seconda volta che ti dice che non era uscita la palla, tu invece decidi per conto tuo, cioè o ti fidi o non ti fidi. Tante cose, sono quei piccoli episodi che poi durante una partita innervosiscono uno o l'altro, che si possono evitare, perché poi l'errore ci sta, l'errore su un fuorigioco visto o non visto, quello è indiscutibile, sbagliamo tutti, però perlomeno lo stesso metro o la stessa linea per tutta la partita. Poi, ripeto, io esco comunque contento dei miei ragazzi, soprattutto per il secondo tempo. Loro devono capire che devono giocare così. Penso non c'era da commentare questa prima vittoria della Ciassetta, siete stati cinici. Cosa ti vuoi che ti dica? Sì, hai ragione, sono stati cinici. Devo fare i complimenti a come ha messo la squadra in campo dopo che ha perso l'uomo subito al mister Franci D'Amelio, con il quale ho giocato qualche campionato tanti anni fa, e ci ha messo in seria difficoltà. Infatti sembravamo quasi di noi in 10. Poi un minimo di reazione, siamo riusciti con questo lancio lungo a tagliare un po', a scavalcare questa difesa, abbiamo messo sta palla in mezzo. Siamo riusciti a buttare finalmente una palla dentro, poi dovevamo approfittare meglio comunque della situazione 11 contro 10. Sono contento, ho patito come una bestia in panchina, non so se arrivo a sabato prossimo. Quindi io niente, adesso sono sfiducioso, ci voleva un'iniezione di fiducia. Questi ragazzi che stanno facendo tanto, come del resto credo le altre squadre si stanno allenando bene. E tutto quanto, un'iniezione di fiducia ci voleva, questo ci paga un po', ci appaga un pochettino, ci appaga un pochettino. Ci speri o credi proprio che la Ciassetta potrebbe iniziare, non dico un nuovo campionato, però insomma siamo ancora agli inizi. Ma speriamo che cominci un nuovo campionato da oggi. Già la prossima domenica, se non erro, andiamo a Calvari, quindi contro una grossa società che mira in alto. Ci manca ancora il nostro vice che, essendoci sposato, ci mancherà ancora tutta la prossima settimana sicuro, e poi dovrà venire e fare gli accorgimenti opportuni. Gli stiamo dando tutti una grossa mano, a partire dai tanti giocatori, da alcuni giocatori che sono quest'anno diventati dirigenti, e quindi adesso abbiamo bisogno sicuramente di lui. E comunque spero che questa vittoria sia un'iniezione di fiducia anche un po' in noi stessi. Comunque rinnovo i complimenti a Francesco per la squadra.